Navigare informati, una proposta tutta recanatese dell'ITIS Mattei e del Rotary Club Giacomo Leopardi. Il Rotary del presidente Pagnanelli, un occhio molto attento al sociale, la scuola del preside Giri, sempre impegnata in incontri formativi di buon interesse. Certamente, la scuola svolge un ruolo molto importante nell'educazione dei giovani, non solo perché fornisce competenze, apprendimenti, saperi, ma anche perché educa. Educa vuol dire che dà loro valori per la vita, valori a cui ispirare il proprio comportamento. E oggi noi sappiamo che la navigazione in internet è molto importante perché accresce le conoscenze, ma è piena anche di rischi, di insidie, di pericoli, che noi vogliamo contribuire a illustrare ai nostri ragazzi affinché si comportino bene, affinché evitino i pericoli e traggano solo i vantaggi per quella che è la loro vita. Quindi conoscere bene questo immenso patrimonio che è internet ed evitare di trovarsi poi in situazioni spiacevoli. ITIS allora all'avanguardia nella preparazione dei propri studenti. Con Navigare Informati ancora azioni positive in questo senso. Internet sicuramente è un mezzo interessante, è una finestra che si apre al mondo e la scuola deve essere questa, si deve aprire al mondo, quindi diventa un mezzo per gli insegnanti come strumento didattico, di ampliamento della propria didattica. Ovviamente va però controllato, canalizzato e l'uso insomma gestito da adulti, perché poi i ragazzi a volte si perdono e riescono anche a entrare in situazioni pericolose. E quindi l'insegnante come educatore deve sorvegliare. Ed è importante che sorvegli su questo, dia l'indicazione, la traccia, per cui perché i ragazzi devono saper scegliere poi che cosa trovare in internet. I giovani e i loro contatti con il mondo esterno attraverso la rete, cercando possibilmente di evitare i suoi pericoli. L'attenzione dei genitori. Ma la rete è un qualche cosa ormai di mondiale, coinvolge tutto il mondo e è entrata prepotentemente nelle nostre famiglie. L'attenzione dei genitori c'è nella misura in cui i genitori sono persone avvedute, sono persone che tengono particolarmente ai loro figli e li mettono in prima persona davanti ad ogni altra cosa. Stare con i figli, avere attenzione all'educazione, alla crescita dei figli è molto molto impegnativo. Quindi non possiamo dire che non c'è attenzione, c'è se i genitori ce la vogliono mettere. Pericoli reali e pericoli virtuali. Ma i pericoli reali li conosciamo tutti, tuteliamo i nostri figli da come muovono i primi passi e si muovono nella strada reale. Li andiamo a prendere a scuola, li accompagniamo, attenti a questo, attenti a quello. Non sempre abbiamo la stessa premura, la stessa attenzione e la stessa tutela nei confronti dei pericoli che la rete pone. E vi assicuro che la rete di pericoli ne pone. Se vogliamo far crescere bene i nostri figli, dobbiamo informarli, educarli anche ai rischi della rete e non potendo vietare, perché ormai insomma, la rete è entrata con i computer, con gli iPad in tutte le famiglie. Dobbiamo far sì che i nostri figli facciano delle scelte intelligenti, e serene. Cosa le è capitato nella sua carriera di dirigente della Polizia Postale delle Marche? Me ne è capitato di tutto e di più. Come dicevo, è stato un lavoro molto interessante perché l'abbiamo creata, una polizia postale che agli inizi degli anni 2000 non esisteva. Oggi è una delle migliori polizie delle comunicazioni che ci sono sicuramente in Europa ma anche nel mondo. È stato un lavoro molto interessante e chiaramente è stata una lotta contro quello che il mondo dell'informatica e la tecnologia ci poneva ogni giorno e che dovevamo fronteggiare senza perdita di tempo, perché poi il fenomeno informatico cambia con la tecnologia nel giro di qualche mese. Quindi era un rincorrersi a un capire di continuo quello che stava succedendo e trovare le contromisure. È stata una bella cosa. Aneddoti tanti, fatti curiosi, fatti simpatici e meno simpatici, sicuramente tanti. La grande soddisfazione di aver creato degli strumenti investigativi proprio dalle Marche che oggi sono in auge in tutta Europa.
consigli da dare ai diretti interessati, giovani e loro famiglie? Ma consigli, i ragazzi devono conoscere bene il computer perché è uno strumento di lavoro che troveranno in tutti i posti di lavoro. Devono conoscere però anche i rischi che si corrono navigando sulla rete, e ci sono rischi di ogni tipo. Debbono fare delle scelte intelligenti, assumendosi poi la responsabilità di tutto quello che la rete fanno. I genitori debbono, secondo me, abituare i ragazzi, ma fin da bambini, parlare di ragazzi già è troppo tardi, i ragazzini di 4-5 anni, perché a quell'età si regala il primo iPad, il computerino, e abbiamo trovato in servizio ragazzini di 3 anni che già navigavano in rete digitando i tasti che vedevano digitare i fratelli più grandi. Quindi abituarli soprattutto a parlare con i genitori davanti a un monitor. Prima o poi il monitor ti sparerà qualcosa che lo turba. Se il ragazzino è abituato, il ragazzo è abituato a parlarne con i genitori, sarà un momento di riflessione, un momento anche educativo, non certamente di turbamento. Se il ragazzo non parla con i genitori, lo subisce, e se è forte passa avanti, se non è forte ne avrà delle conseguenze. Quindi il dialogo con i genitori è fondamentale. Navigare informati, ragazzi lasciati spesso soli nelle loro camere, e qui il più delle volte arrivano i guai. L'utilità di questo incontro? Allora, l'utilità è informare i ragazzi, farli renderli consapevoli dei pericoli, dell'uso improprio della rete internet e dei social network. Ed è importante farlo perché a volte sono soli, la famiglia non è assente, e parlarne aiuta i ragazzi anche a vivere alcune problematiche e a renderli più sicuri, ad avere qualcuno che li ascolta e che li guida in questo percorso che li accompagnerà a essere adulti. Prime e seconde classi del Mattei al Navigare Informati, promosso dall'ITIS e dalla Rotary Club Giacomo Leopardi. Dall'ennesimo contatto con il mondo di internet alle iniziative future della scuola. Le iniziative sono tante, nel senso che continuamente noi ne facciamo. Per esempio, su questo tema vorremmo coinvolgere anche i genitori, che hanno molto spesso una funzione di controllo, una funzione di educazione, e che oggi la svolgono in difficoltà rispetto al passato. Perché? Perché ovviamente su internet, sui mezzi tecnologici, i genitori sono più svantaggiati dei propri figli, quindi vorremmo fare delle iniziative anche per la loro formazione.